Benvenuti, amici. Oggi personalizzeremo il nostro personaggio e il nostro kart. Allora, per la prima volta possiamo utilizzare un kart con le ruote. E già, il mio colpo preferito credo che sia questo, quello della copertina. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e inoltre... No, troppo... Troppo. Ok, carte speciali non ce l'abbiamo purtroppo. Selezione personaggio, personalizziamolo e usiamo... Non mi piace troppo il mio personaggio così. Ok. Detto ciò, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e riscaldate i motori. Pronti? Andiamo nel parco Coco. La prima sfida di oggi, eh? In volo, più lungo resti in aria, più potente sarà la respinta che otterrai all'atterraggio. Sì, lo sappiamo. Ecco, corsa trofeo, parco Coco, rovine perdute. Ebbene sì, il parco della nostra sorellina, anzi sorellona. Ebbene sì, la cassa Binox non mi ricordo dov'è. Bello, eh? Let's go. Allora, si dovrebbe trovare comunque nelle gallerie, se non erro. Ma dobbiamo stare molto attenti. Ok. Allora, per fortuna mi ricordo ancora come si gioca questo gioco. Devo dire, dopo anni di... che non ci giocavo, mi ricordo ancora. Allora, Coco, ti voglio bene, sorellina, ma mi stai rompendo leggermente le scatole. Dove si trova? Non si trova qua. Oppure sì, perché mi ricordo che stava una cosa tipo super strana. Fidatevi di me. Ma? Ma? Di preciso. Dove? Eccola. Mamma mia. Quanto lo sapevo. Ok, possiamo recuperare, grazie. Che siamo al secondo giro e questa mappa è tipo la cosa più infame al mondo, perché è corta. È tipo la pista di Luigi di Mario Kart. Estremamente corta, ma estremamente potente da farti sconfiggere. Ok, per fortuna abbiamo un altro Aku Aku. Facciamo così. Perfetto. Dovremo utilizzare la cosa, la scorciatoia di questa pista. Beh sì, in effetti possiamo anche utilizzarla. E per fortuna abbiamo Aku Aku. Anche se la vedo difficile arrivare per primi, infatti. No. Ma l'importante è aver preso la prima cassa. E adesso riproviamo. Let's go. Immaginatevi la sfida CTR qui. Che delirio, eh? Ok, magari se facciamo esattamente in... No! Ok. Magari se mi lasciate qualche fruttumpa. Grazie. Così ho le armi più potenti subito. Ok. Mamma mia. Neocortex, perfetto. Ok. Devo dire che sono estremamente potente. Ok. Ok. Mamma mia. Qui quando sfiderete
voi sapete chi? Perfetto. Sarà un'impresa infame. Ok. Ok, in teoria dovrei utilizzare le casse solamente con il coso. Comunque sto diventando abbastanza bravo. Me infame. Mo. Ti prego, ti prego. Ah, ma sono primo. Cioè, praticamente ciò ho distanziato abbastanza. Mamma mia, che schivata pazzesca. Ok. Lo traguardo. Ho raggiunto il traguardo alla grande. Bene, passiamo alla prossima pista, ragazzuoli. Vi ricordo, se non l'ho già detto, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Mi scuso, intaglio. Ed ecco qui il nostro trofeo. Mi dispiace, sorellina, anzi sorellona, di averti sconfitto nella tua pista. E dico... Complimenti! Ok. Hai vinto un trofeo! No, basta, ti prego, Aku, non ce la faccio più. Stretta, o cambiare rapidamente direzione? Sì, lo so. Ciao. Scusate, ma proprio lo detesto. Ecco Goku. Allora, il metodo più veloce per fare è qui. Per arrivare nella prossima zona. Nel frattempo, abituiamoci. Eccolo. Abituiamoci a usare il turbo. Ok. Comunque utilizzerò soltanto Crash per la storia. Mi sembra ovvio anche. Ok, Tempio Tiger. Qui, ragazzi, c'è una scorciatoia veramente tosta da affrontare. E la cassa CTR molto probabilmente si trova lì, se non erro. Ok, let's go. No, la cassa CTR mi ricordo dove si trova. Ed è infame. Ok. Allora, manco a me piace, sorellina, questa cosa qui. E devo utilizzare. No. Eh sì. Buonanotte. Ok. Si dovrebbe trovare nella scorciatoia, se non erro. E facciamo così, vai. È molto meglio. Perché sinceramente ancora non l'ho vista. Almeno che non sia in mezzo all'erba. In quel caso, aia. Ok. Perché potrebbe essere, dato che la difficoltà di questo gioco è abbastanza infame. Ti prego, ma perché mi devi... Non mi vuole far utilizzare la cassa? Cioè, prendere la cassa? Perché se c'ho un oggetto lanciabile... Ok, me lo tengo fino al prossimo giro. Sapendo come andrà a finire. Mamma mia, che rischio. Ragazzi, sinceramente io non lo vedo per ora. Eh sì, ci stanno diversi spoiler del personaggio segreto da sbloccare. Ok. Ti prego, va bene. Tanto basta che... No, no. Ok. Ok, perfetto. Non c'è la cassa Binox?
Ah, più è. No, che... Scusa, dov'è la... Ok, qui c'è una scorciatoia molto infame in Tempio Tiger, perché dovete utilizzare, e la cassa Binox è ben nascosta, purtroppo. Allora, l'avevo vista in teoria. Oh, mannaggia me che... Ok, non sta qua, ma sta più avanti. Vero? Eccola qui, la cassa Binox. Adesso ho ottenuto tutto quanto. Io mi terrei questo oggetto, perché non mi ricordo se apre il passaggio segreto, che mo lo vedremo. Ed eccolo qui. No, mannaggia me. Dovete avere un oggetto lanciabile. Ok, quindi adesso, se lo otterremo, magari, che è altamente improbabile. Esatto. Ah, quanto conosco bene questo gioco. E che fortuna che... Oh, va bene. Ah. Ok, mamma mia. No, lo devo utilizzare subito, perché mi serve un oggetto da lanciare. Ti prego, perché non me lo vuoi dare un oggetto lanciabile? Eh? Oh. Ok. Ok, perfetto. Magari adesso sì. No, eh. Ok, almeno mi sono lì. Grazie sorellina che non mi hai preso, eh. Ok, sorellina, lo sai che devi far vincere al tuo fratellino, vero? Dato che sei la sorella più grande e io non devo vincere. Ok. Sì, grazie. Ok, meno male che ho preso questa strada. Ho tagliato un bel po'. Tipo, devo stare di qua. E tipo, ho finito. Perfetto. Ho voluto fare questa sgommata finale. Finale. Sentite a me. Abbiamo trovato tutto. Abbiamo preso tutto. E let's go. Ah, mi sento veramente bene. Adesso manca solamente una cosa. Cioè, il prossimo episodio con altre due piste. E affronteremo una pista veramente particolare. Pronti? Aspettiamo che magari riceviamo il trofeo. Ed ecco il nostro trofeo. E vedremo la nostra cara sorellina che ha perso. Ciao ciao. E Neocortex sempre al secondo posto. Detto ciò, io vi saluto. Riscaldati i motori ruggenti. Pronti? Let's go.